La donazione è un gesto d'amore e lo è ancora di più se può salvare vite, come quando si decide di donare il sangue. Il sangue è vita. Da esse dipendono, per l'appunto, vite in situazione di emergenza o in conseguenza di trattamenti cronici per correggere gravi anemie, mancanza di piastrine o altri fattori della coagulazione, possibilità di proseguire cure contro i tumori solidi ed ematologici. Nel periodo di lockdown, purtroppo, negli ultimi mesi, si sta osservando un modico calo delle donazioni, anche se invece l'attività di cura, oltre la pandemia, sta tornando a livelli normali. Ma cosa potrà favorire ancora di più i donatori e terapie non necessariamente da fare in ospedale? L'evoluzione della medicina territoriale, grazie ai 10 miliardi stanziati per la stessa da parte del PNRR. La implementazione dell'assistenza domiciliare, delle case della salute e degli ospedali della salute rappresentano una occasione di riorganizzazione e di offerta del servizio da non sperperare, anche grazie a un nuovo e reale rapporto tra gli ospedali ed il territorio. Trasfusioni di sangue e di suoi derivati potranno essere effettuate a domicilio o nelle case e ospedali di comunità, grazie alla presenza di infermieri del territorio in collegamento con gli specialisti o i medici di medicina generale, tramite la telemedicina. Esami di controllo ematologico potranno essere effettuati tramite point of care, e cioè apparecchiature di laboratorio gestibili al di fuori degli ospedali o dei grandi laboratori, per verificare la situazione ematica pre e post-trasfusione. Infine, la raccolta di sangue potrà avvenire anche nelle case di comunità, ampliando così la presenza di AVIS nei territori, centralizzando l'attività di elaborazione del medesimo e lasciando spazio alle medicine trasfusionali per attività nuove ed innovative, legate a prodotti da infondere di ultima generazione, sino addirittura ad arrivare alle terapie CAR o simili. La nostra idea è proprio quella di presidiare i territori, di non lasciare il territorio fine a se stesso. Sebbene ci potranno essere delle concentrazioni intracomunali o comunque con delle piccole zone rappresentanti un territorio limitato, non certo provinciale, però è proprio quello di portare a casa il più vicino possibile alla casa del donatore il contesto in cui poter andare a donare sangue, cosa che oggi invece, per quello che è il 54% dei casi, viene richiesto di andare presso un'azienda ospedaliera. Ecco, nel nostro caso invece è proprio quello di istituire, magari anche presso le case di comunità, che è proprio la proposta che abbiamo fatto a Regione Lombardia, di darci la possibilità all'interno delle case di comunità di creare un posto in cui poter andare a effettuare la donazione di sangue, quindi istituire lì i centri di raccolta. Abbiamo bisogno che questa nostra convenzione venga recepita dalla funzione politica e che allo stesso tempo anche gli approcci tecnici che abbiamo con i tecnici funzionari dirigenti di regione vengano ad assecondarla. Ecco, questa è un po' la scommessa che vorremmo fare in questo mandato e che stiamo cercando di portare avanti. L'impatto che potrebbe avere questo nuovo modello è quello di rendere edotto il donatore che il sangue è una risorsa preziosa che va donato nel momento del bisogno, della necessità. Io spesso mi trovo a dire che si sta tornando al passato, quando la donazione di sangue veniva da braccio a braccio, i donatori venivano chiamati proprio nel momento in cui c'era il malato che necessitava. Quindi noi nel 2021 dovremmo pensare di donare nel momento stesso in cui l'azienda ospedaliera ha bisogno di quella tipologia di sangue senza andare ad aumentare gli sprechi. I donatori sapranno rispondere in modo istantaneo, come abbiamo dimostrato nel periodo Covid, e questo efficienterebbe il sistema non avendo più sprechi piuttosto che eccessi di sacche di sangue che magari non riescono a essere compensate nel sistema trasfusionale nazionale. Quindi vicinanza al donatore, efficientamento del sistema, cambiamento culturale che va in una logica del dono perché effettivamente serve e necessita di questo farmaco naturale così prezioso.